Convegno di 2 giorni per parlare di pet therapy allo Zoo Safari di Mirabilandia, dove professori e veterinari hanno illustrato da una parte aspetti, teorie e ricadute cliniche e sociali del percorso terapeutico effettuato con gli animali, dall'altra il quadro normativo di cui si è dotata la Regione Veneto, unico territorio italiano a presentare un centro specializzato in materia. Centro che attraverso percorsi innovativi con galline, asini, conigli e bovini si vorrebbe replicare all'interno del Safari Park. Esperienza non vista di buon occhio dal Movimento 5 Stelle, che vede nella pet therapy un semplice tentativo di rianimare il parco dai pochi ingressi registrati in questi mesi. Molto spesso non si riesce a instaurare un rapporto un rapporto diciamo normale attraverso la comunicazione verbale, ma tutto questo serve per far emergere tutti quegli aspetti non comunicativi, ma che sono importanti nella relazione uomo e animale, perché l'animale ha molto da insegnare all'uomo e soprattutto fa scoprire degli aspetti dell'uomo che diversamente non riusciremmo a tirare fuori. Soprattutto in questo caso abbiamo parlato dei disturbi in età evolutiva, disturbi di apprendimento, ragazzi con problemi psichiatrici o disabili, che non riescono proprio a vivere, diciamo, nella quotidianità dei rapporti normali. E attraverso appunto il rapporto con l'animale riescono a far emergere la propria personalità, la propria individualità, che in un altro modo non ci riuscirebbero. E l'uomo e l'animale ci insegna molto in questo. Ci insegna soprattutto a capire quali possono essere le dinamiche per entrare in relazione con queste persone, ecco. Come si può instaurare questo rapporto con conigli, galline, asini? Ma attraverso il tocco, proprio il contatto con questi animali che normalmente non ci sfuggono un po' da una realtà, ecco. Anche per esempio l'introduzione del coniglio in casa, questa è già una cosa che avviene, o gli uccellini. Le galline, ecco, in alcune parti ci sono, però insomma diciamo che vediamo che questo è un aspetto piuttosto nuovo. Quello che noi ci interessa adesso è andare a capire come si può instaurare un rapporto con certi animali che non sono cosiddetti domestici. Ecco. In una parte didattica di una tavola rotonda con persone estremamente competenti sull'argomento, si è cercati di capire quelli che possono essere i percorsi per poter avere delle linee guida inerenti alla pet therapy. Attenzione che parlare solo di pet therapy è un termine estremamente largo, molte volte si utilizza la tripla A. Animali, assistenza, educazione con animali, assistenza con animali, terapia con assistenza animali. Oggi è ancora molto variegato e discusso il termine, le modalità di definizioni, ma non bisogna limitarsi a pensare a una pet therapy solo per alcune situazioni o alcune persone in particolari. I campi di applicazione per la terapia assistita variano, da dei casi acuti come per esempio in alcune situazioni ospedaliere, basti pensare ai reparti di pediatria o addirittura di oncologia, o benissimo in quelle strutture assistite per la degenza degli anziani, ma anche per tutte quelle condizioni dove ci sono dei minori con patologie del comportamento singolarmente o in gruppo. Basti per esempio pensare ad alcuni animaletti che migliorano la convivenza a livello carcerario che possono benissimo essere regolamentate con appositi tavoli di lavoro come quello che abbiamo affrontato oggi. Federico Lega per Ravenna Web TV.